Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBux, bentornati sul mio canale e benvenuti in questa nuova puntata di New Game Plus, la rubrica di approfondimento a cadenza settimanale in onda ogni domenica, qui sul mio canale YouTube. Nella precedente puntata di domenica scorsa avevamo visto un po' i vantaggi nell'acquistare un personal computer e dato che ha riscosso un discreto successo, cioè c'è stato un certo interessamento, un vivo interessamento, addirittura un numero di commenti triplo rispetto al solito di un sacco di persone che hanno chiesto realmente interessate, e ho deciso di fare in questa puntata un prosieguo della puntata scorsa. Andremo a sfatare, anche qui mi sono preparato il foglietto, fondamentalmente tre luoghi comuni. Il primo luogo comune verte nella difficoltà nel montarlo, il secondo luogo comune verte poi nell'utilizzarlo, il terzo luogo comune verte sul costo eccessivo, il quarto luogo comune è la presunta necessità di continui aggiornamenti hardware. Iniziamo dallo sfatare il primo luogo comune, cioè la difficoltà nel montare un personal computer. Arrivato a questo punto è necessaria fare una precisazione. Quando si parla genericamente che conviene assemblare un personal computer, non si intende che una persona compra su Amazon tutti i pezzi gli arrivano a casa e poi lui se li va a montare. Non si intende questo. C'è chi lo sa fare e quindi lo fa. Una persona che non lo sa fare non deve per forza montarli lui. No, tipicamente che cosa si fa? Nel momento in cui si vuole comprare un personal computer si va ad un negozio specializzato, si rivolge a delle persone competenti che ci vanno a fare un preventivo del computer, dicono: guarda, con questo budget ci prendi questo, questo e questo, e poi voi scegliete la configurazione di computer che fa per voi in base al vostro budget, in base a quello che volete fare. Lui del negozio si farà arrivare i pezzi, quindi lui lo assemblerà e quando voi arriverete a casa vi porterete a casa un computer che è uno scatolone così, pari più o meno a quando vi portate a casa una PlayStation. Quindi l'atto nel montare il computer si riduce praticamente al momento in cui lo portate a casa a pochi passaggi che andremo a riassumere brevemente in questa schermata che state vedendo. Bisogna collegare il personal computer alla corrente, bisogna collegare il cavo HDMI al monitor TV, bisogna installare Steam, installare il gioco e giocare. Nel momento in cui si monta una console bisogna attaccare la corrente, attaccare il cavo HDMI alla televisione, far partire l'aggiornamento della console, installare il gioco e giocare. Io credo onestamente che non ci sia bisogno di aggiungere altro, questo riepilogo è fin troppo eloquente, credo vivamente che questo primo luogo comune che verte sulla difficoltà nel montare il personal computer sia definitivamente sfatato. Il secondo luogo comune che andremo a vedere in questo video verte nella difficoltà dell'utilizzare il PC. In realtà non è così, andiamo a vedere nel filmato che vi sto mostrando, questi sono i passaggi che si fanno per avviare un videogioco su PlayStation 4, come vedete il gioco parte, molto semplice, questi invece sono i passaggi da fare per far partire un videogioco su personal computer. Si apre Steam, si seleziona il gioco, si clicca su gioca e parte. Anche qui credo vivamente che i commenti non servano, le immagini hanno parlato da sole. Il terzo luogo comune che andremo a sfatare in questo video verte sul costo eccessivo della prima spesa. Addirittura nei precedenti commenti dello scorso video c'è chi parlava addirittura di cifre astronomiche come 2.000-2.500 euro. Non è così. Ed è per sfatare questo luogo comune che mi sono trasferito nello studio di mio padre. Come potete vedere, mio padre è attaccato a quel monitor TV a due computer, uno bene in vista. Questo qua è vecchissimo, però c'è Windows XP, questo non lo prendiamo neanche in considerazione. E lì sotto, ve lo faccio vedere con una ripresa a mano, lì sotto abbiamo l'altro computer. Quello è un computer del 2010, un computer che non ha mai avuto nessun upgrade nel tempo. Vi lascio tutte le caratteristiche di questo computer in descrizione, non le aggiungo qui per non appesantire il video, quindi solo i curiosi poi se le vanno a vedere, e vi faccio vedere come quel computer comprato nel 2010 fa girare i giochi di oggi. Questo non è per dirvi che dovete comprare un computer vecchio, questo è per dimostrare come un computer del 2010, quindi che al giorno d'oggi costerebbe molto di meno rispetto a quanto l'ho comprato nel 2010, a girare i videogiochi di oggi. E al contempo questo mi serve per farvi vedere come un computer appunto senza aggiornamenti funziona in maniera decente, per sfatare appunto il luogo comune di come non servano necessariamente aggiornamenti ogni 6 mesi come in parecchi pensano. Ok, siete pronti? Buttiamoci. Signori, questo è Fallout 4. Io credo che le immagini si commentino da sole. Questo è esattamente come gira su questo personal computer. Come potete notare, i dettagli sono stati abbassati
Perché come funziona qua il personal computer? Qual è la grandezza del personal computer? Che voi materialmente potete abbassare, potete cambiare il livello di dettaglio. Il livello di dettaglio è ampiamente personalizzabile. Quindi voi che cosa volete? Se volete le performance, abbassate il livello di dettaglio e gira fluidissimo. Signori, benvenuti in The Witcher 3. Questo è The Witcher 3 su un personal computer del 2010. Io onestamente credo davvero che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Ragazzi, veramente credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro. È chiaro che sul mio computer di là si vede in maniera eccezionale, va bene? Però qui stiamo parlando di un computer vecchio di 6 anni. Cioè, questo qua non è per dirvi compratevi un computer vecchio, ripeto. Questo è per dirvi se questo computer permette dopo 6 anni di essere competitivo in maniera uguale se voi comprate. Cioè, il mio computer che ho di là tra 6 anni sarà competitivo con i videogiochi di 6 anni. E invece stiamo assistendo ad una PS4 che dopo 3 anni sembra già vecchia. Cioè, è questo il punto. Ok, esce la PS4 Pro, è più potente, ma la PS4 Pro tra 3 anni sarà di nuovo vecchia. Cioè, questo ci stanno dicendo questi signori della Sony. Voi invece praticamente arrivate qui con un computer che dopo 6 anni è ancora competitivo. Insomma, ragazzi, il discorso è questo e credo che sia abbastanza chiaro. E ripeto, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Questo è un canale che è di informazione. Il mio è un canale di informazione che serve per informare le persone che sono indecise sull'acquisto sui pregi del personal computer, dato che il personal computer spesso e volentieri non viene realmente spiegato all'utenza, ma si parla sempre di performance superiori, però in realtà ci sono dei vantaggi tangibili per l'utenza comune che spesso non vengono evidenziati, ed è questa la motivazione per cui ho voluto farla in questo video. Ma non è mia intenzione convincere chi ha già PS4 che deve passare a PC, anzi, io stesso ho tutte e tre le console di questa generazione, come vi sto facendo vedere dalle immagini. Come vedete, la PS4, Xbox One e Nintendo Wii U. E rispondendo un po' alle persone che vogliono la console per il feeling da divano, insomma, da salotto, come vedete io le ho collegate al mio monitor, esattamente come ci gioco su PC. Cioè il feeling, cioè la questione del divano è una questione di abitudine, per farvi capire che anche il pregio che spesso viene detto, cioè ma le console offrono il feeling da divano, dipende dai gusti. Per esempio io non le metto in salone, cioè io comunque le tengo lì, in camera. Quindi è una questione di abitudine, è una questione di gusti, ognuno ha i suoi. Ciò nonostante, se una persona è indecisa sugli acquisti da fare, spero vivamente che questi video possano essergli vivamente utili.